Ben ritrovati, oggi la nostra rubrica in edizione speciale dedicata alla scomparsa di Diego Armando Maradona, una morte improvvisa che ha sconvolto soprattutto la città di Napoli, di cui il campione argentino era diventato cittadino onorario negli anni scorsi. Incredulità e dolore naturalmente tra i tifosi che continuano questa sorta di pellegrinaggio nei pressi dei quartieri spagnoli, dove c'è il murales dedicato proprio al PIB De Oro. Partiamo proprio con le testimonianze della gente di Napoli, a cui naturalmente Diego Armando Maradona era profondamente legato. Maradona per noi era tutto e per me ci dovrebbe essere il lutto cittadino, perché Maradona era tutto per noi, ci ha dato tanto, ci ha dato più gioie che dolori e merita tutto. Maradona non morirà mai, Maradona è vivo nei nostri cuori, nei nostri giorni, nelle nostre giornate, non morirà mai, perché i sentimenti non possono morire. Ci ha lasciato il corpo di Diego, ma tutto il resto resterà indelebile nella storia di Napoli, Napoli per i napoletani e Maradona per i napoletani. Veramente dice Dio, per noi... È troppo, è una perdita che abbiamo avuto, è come abbiamo avuto una perdita a Napoli, capito? Una cosa proprio triste per Napoli. A noi ci ha sempre rappresentato, lui ha rappresentato Napoli. Ci ha fatto conoscere, ci ha portato in alto, non ci sono parole, siamo tutti male per Maradona. Per noi non è morto, per noi sta ancora qua, è tutto surreale. I primi ricordi sono, ero giovane, avevo 8-9 anni. E ricordo quando è arrivato Maradona, quel giorno resta nella storia di tutti i napoletani. E poi le partite a San Paolo, le cose che ci ha fatto vedere negli allenamenti, queste sono cose che non moriranno mai, resteranno sempre nel nostro cuore, nei nostri ricordi. Non si può spiegare, è una cosa che... Raccontarla è una cosa e viverla è un'altra. Per Napoli è come San Gennaro, è il nostro simbolo. Non ci sono parole, è stata una notizia proprio che ci ha gelato il cuore. C'è morto il caso, morto Diego. Lui era un fratello Maradona, era vero un grande fratello per noi, per la nostra città ha dato quello che deve dare. Lui ci seguiva dall'Argentina e noi lo seguivamo da Napoli. E ormai era nata una cosa troppo, una simbiosi, che non si poteva sciogliere, era ormai un patto di sangue. E infatti Maradona ci ha lasciato anche il sangue a Napoli, ci ha lasciato il cognome, ci ha lasciato quello che poteva, ci ha lasciato tutto e noi abbiamo fatto tutto per lui. Cioè io sono cresciuto con Maradona, non è che... Cioè, sono cresciuto con Maradona, non ho parole, sono malissimo, ho perso un parente, un familiare, non ci sono parole. E che dire, Napoli ha perso un pezzo importante stasera e noi tutti tifosi di Napoli tifiamo sempre lui e diamo onore a questa città che ha perso un pezzo importante per la nostra città e per... È stato un grande campione, non ho parole perché abbiamo avuto una notizia troppo brutta. Noi del quartiere di Napoli e credo per tutto il mondo che ha perso un pezzo importante. Ciao Diego, sei stato un campione. Abbiamo perso molto a Napoli perché Diego per Napoli era tutto, era il nostro idolo. Io ho avuto il piacere di vederlo da vicino nella partita di Coppa Italia con Rino Marchesi. Giù a spogliatoio a calcio Napoli e non posso mai dimenticare Diego Armando Maradona. Mi ha regalato tante emozioni, tutte le domeniche, l'ho seguito dappertutto. Sono rimasto triste, ho perso un fratello, un padre, ho perso tutto. Grande Diego, ciao Diego. Appena ho saputo la notizia c'è stato un vuoto dentro di me esagerato e tieni presente, io non sono tifoso del Napoli, ma indipendentemente dalla fede calcistica, cioè Diego era, è e rimarrà sempre il numero uno. Cioè, ricordo proprio un episodio di ieri su YouTube, stavo vedendo il video di Caramba che sorpresa quando fu presentato con tutti i suoi calciatori che ha vinto lo scudetto.
cioè è un'emozione, guarda, è una tristezza unica, mi devi credere, unica. Ti ripeto, non sono tifoso del Napoli, ma sto male pure io, perché Diego era, ripeto, e sarà sempre il numero uno. Per noi napoletani è stato un grande simbolo, comunque voglio dire, per noi è una grandissima perdita, perché comunque Maradona è stato il dio del calcio e comunque per noi è come abbiamo perso un fratello. Per Napoli è stato proprio la ciliegina sulla torta per quanto riguarda il 2020, che già è molto triste. Sarà ancora più triste senza il grande nostro Diego Armando Maradona. Purtroppo non nasceranno più calciatori così. È stata la nostra storia, vedi. Lei non è dell'epoca, eppure la vita. Cosa dire? Che cosa dire? È Maradona, punto. È Maradona. Tutti quanti sanno chi è Maradona. Non c'è nulla da dire. Un dio del calcio, cioè lui aveva proprio la passione dentro il sangue. Cioè lui era unico in mezzo a campo. Ma che se n'è andato, tutta Napoli è distrutta. Io sono piccolo, però da bambino guardavo con mio fratello, mi faceva vedere tutte le partite di Maradona, come giocava. Cioè, è un colpo a cuore, diciamo così. Ormai tutti noi napoletani abbiamo perso un pezzo di cuore, per colpa, un pezzo di cuore azzurro, ormai. Mio figlio è piccolo, ha 14 anni, non lo conosce, però l'ho vissuto pure lui, ho detto, vai giù, ti fai per Maradona e basta, è per Napoli. E lui è diventato come me, se vedi come piange addosso, non l'ho portato, però Diego resta sempre il mio cuore e non lo dimenticherò mai. Ciao Diego, per te. È un evento veramente che ha segnato la città, e con il cuore siamo con Diego, è morto un Dio veramente. Io non l'ho potuto vedere da vicino quando giocava, però ho seguito le sue partite, ho visto i suoi film, l'ho seguito a modo mio anch'io. È un voto incolmabile, è morto il dio del calcio, questo solo si può dire. Mi dispiace da morire, è inutile parlare, è morto il dio del calcio. Diego, sei il più grande al mondo, sei forte Diego. Ci ha regalato tanto di quella gioia, di emozioni, felicità, era uno spettacolo, cioè non ce ne sarà un'altra persona uguale così, non esiste. Poi il popolo di Napoli lo venera, non perché è sciocco, perché lo meritava. Diego era un emblema per la storia di Napoli e sarà così per gli anni a venire, non lo dimenticheremo mai. È stato un grandissimo giocatore, ha dato tantissimo per Napoli. Lo ringraziamo per tutto e sarà sempre nei nostri cuori. Se muore un padre, che si dice? Era il papà di Napoli. Io ti posso dire solo una cosa, io ero piccola. Ho visto mio padre e mio fratello piangere di gioia, adesso stanno piangendo di un grande dolore. Io ho sentito la notizia, non sapevo niente, mi ha telefonato mia figlia, mi ha detto, sai, è morto Maradona. Camminando con la macchina ho frenato e mi sono fermato al marciapiede perché non sapevo cosa fare. Era una cosa come se era morto un mio parente, mio padre, mia madre, mi ha fatto la stessa sensazione. E venendo qua allo stadio San Paolo ho visto che ci sta un silenzio tombale che mi raggela il cuore. È stato un grande calciatore, è stato uno di noi e oggi grazie a lui possiamo dire qualcosa di buono di quello che ha fatto sui campi di calcio ai nostri nipoti, ai nostri figli, perché ci riempie di gioia vedere. Far vedere qualche immagine sua sul campo. Ero convinto che era una fake news, poi quando ho visto sui social questa brutta notizia, no brutta, bruttissima, è morto il calcio, stop, non c'è più niente, non batte il cuore più, batteva per lui, batteva solo per lui, e ormai per noi non è un ricordo, ci sta qua, sta con noi. Io l'ho vissuto da quando è arrivato, che pagai 1500 lire. In curva B eravamo 90.000 persone. Solo per... Il vero Masaniello. Non esiste. Io stavo... Non è soltanto una... Arrivò la notizia, io stavo lavorando, tenevo 10 anni e stavo nella fiera della casa, stavo vendendo i palloncini. E arrivò questa notizia. Stesso quella sera la gente tutta riversa per le strade, per via Caracciolo, e ancora doveva arrivare.
mi fece tutta la serata davanti a Canale 21, seguendo tutta la storia di Maradona, perché io non sapevo nemmeno chi era. E lei da là mi sono innamorato, non ho mai perso una partita, non ho mai perso un'emozione. Alle 11 del mattino di domenica, si giocava alle 2:30, io già stavo fuori allo stadio a fare la fila. Entravamo forse per 1:30 alle 2:20, c'erano le file che arrivavano fino e fuori a Via Giacomo Leopardi. Ma come fai a dimenticartelo? Soltanto quando entrava in campo, prima non si allenavano prima di giocare, perciò entravano direttamente da sotto agli spogliatoi. E quell'emozione che lui baciava a Carmando, quei 2-3 minuti che lui correva dietro al pallone, della sua vita privata non mi è mai interessato niente. Certo, dispiace, però comunque è morto un figlio mio, un figlio dentro che c'ho dentro, cioè dei brividi che non si possono spiegare, è una sensazione che lo sappiamo solo noi napoletani. Io credo che comunque Maradona sia stato un rivoluzionario oltre che un giocatore. Credo che sia molto più di un giocatore il fatto che siano qui non solo persone che l'hanno vissuto, ma anche ragazzi della nostra età che non hanno mai avuto questo privilegio, testimoni il fatto che sia molto di più di un calciatore. E credo che questo sia una giornata di lutto, penso, per tutta Napoli, oltre che per gli argentini ovviamente, che hanno testimoniato anche loro il loro dolore, insomma. Maradona è qualcosa che c'è in questa città, cioè non c'è stato bisogno di vederlo per noi, cioè lo senti proprio, appartiene a parte di questa città e diciamo ha regalato delle emozioni che diciamo questa città porterà per sempre. Comunque è stato simbolo di chi effettivamente combatte potenti, è sempre stato, non si è mai allineato, è sempre stato in netto contrasto con la FIFA, con tutti diciamo, i blocchi di potere del calcio. E nonostante diciamo, spesso si tende a giudicarlo come uomo, ma secondo me invece il Napoli diciamo, non l'ha mai giudicato come uomo, anzi secondo me lui è stato, secondo me, secondo molti noi, nonostante sia caduto più volte, è stato il suo essere umano, diciamo, ma secondo me lui è stato un grande uomo, ha sempre preso posizione, è sempre schierato dalla parte dei più deboli, secondo me è stato un grande. Inizialmente non volevo crederci perché mi ha chiamato una collega, una persona insolita che mi chiama per queste cose, diceva: Bacca, è morto il tuo idolo. Dico, che significa? È morto Maradona, dai, non può essere, sta bene, è stato operato, tutto a posto. Poi mi sono iniziato ad arrivare centinaia di messaggi, addirittura di condoglianze, da tifosi della Juve addirittura, amici di Genova, amici di Brescia, perché sono un tifoso che il Napoli lo segue dappertutto. E ho vissuto proprio, mio figlio si chiama Alfonso Diego. Con questo penso di aver detto tutto. È nato a settembre dell'84 e lui era venuto da un mese, il 5 luglio qua stavo tra i presenti, che ha speso la 1.000 lire, che per me è stata la cosa più bella, cioè valeva più di una partita stare là in quel momento, valeva più di qualsiasi cosa. E stavo in tribuna laterale quando lui fece il famoso gol alla Juve, che non credo che possa nascere un altro calciatore che possa fare un gol simile a quello. Se nasce un altro calciatore così, può darsi che sia veramente un'altra reincarnazione del nostro Dios. Sono qui perché è una notizia scioccante, perché comunque ha spezzato il cuore di tutti noi. Ho vissuto l'infanzia con Maradona, ero piccolo e oggi mi ritrovo questa brutta notizia. Sono amareggiato, sono triste, molto triste. In Italia l'ho seguito dappertutto, ma purtroppo adesso, già da quando è andato lui, non seguiamo più il calcio come una volta, perché non è come una volta il calcio, non nascerà mai più uno come lui. Per me oggigiorno il calcio non esiste più. Sicuramente dobbiamo rispettare il lutto per prima cosa e fare in modo che sia un lutto cittadino. Poi, lo sai, il popolo napoletano c'ha tanta inventiva, qualcosa ci inventeremo per ricordare Maradona come già abbiamo fatto, questo resterà per sempre. È una giornata comunque triste per Napoli, io sono cresciuto con gli episodi raccontati di mio padre di Maradona, quindi per mio padre Maradona è stato un padre e per noi è stato un nonno della mia generazione. Il mio rammarico è solamente quello di non averlo visto giocare. E abbiamo visto i video e tutto, gli episodi raccontati da mio padre, ma
penso che non c'è cosa migliore di vederlo giocare in campo, perché dai racconti di mio zio, mio nonno, tutta la mia famiglia che comunque sono cresciuti con lui, dicevano che Maradona era un allenatore in mezzo al campo, era l'anima del Napoli. Chi si lo aspettava? Cioè, si era recuperato, no, non si lo aspettava nessuno questa cosa. Cioè, ha lottato per tanti anni, ha cercato di andare avanti. Era umano, non lo sapevamo, noi non lo volevamo credere, però alla fine era umano. E si è andato come tutti i grandi, però viverà sempre, viverà e rimarrà sempre nel cuore dei napoletani e degli argentini. Noi l'argentino è la misma cosa, in questo momento tutti lloriamo la perdita del mismo Dios, perché non era umano. Scusatemi. Maradona ha sicuramente segnato un'epoca per il calcio italiano. Peppe Iannicelli, che cosa significa la sua scomparsa per la città di Napoli? Ma io credo che questo sia un momento di profondissimo dolore, certamente per la città di Napoli, certamente per tutti gli amanti del calcio, ma direi per il mondo intero. Diego Armando Maradona è uno degli uomini più universali del nostro tempo. È riuscito, cioè, con la sua vicenda sportiva, ma direi anche con la sua vicenda umana, a entrare nel cuore di miliardi di persone, a diventare il simbolo stesso di come nella vita si possa partire dal basso, arrivare in cima, poi precipitare e rialzarsi. E dunque credo che il sentimento comune che tutti unisce in questa ora di grandissimo dolore sia proprio quello della profonda umanità di Diego Armando Maradona, che nel momento supremo diventa patrimonio collettivo di ciascuno di noi. Ecco Peppe, ma cos'è stato il fenomeno Maradona? Possiamo dire genio e sregolatezza, probabilmente l'etichetta che è più adeguata per questo protagonista del mondo del pallone. Ma sai, noi dovremmo abituarci un po' a distinguere i personaggi dalle persone. Se volessimo giudicare la moralità di Caravaggio, per esempio, un assassino, un alcolista, un uomo che violento, e poi negare la bellezza delle sue opere, faremmo una operazione perlomeno strampalata dal punto di vista intellettuale. Diego era questo, no? Secondo me, se io devo identificare un artista o un altro grande personaggio della storia umana con Maradona, è proprio Caravaggio, cioè un uomo nel quale convivevano entrambi gli estremi. Ecco, direi che Diego è stato anche l'uomo degli eccessi agonistici meravigliosi, perché alcune cose che lui ci ha donato, lo scudetto del Napoli, la Coppa del Mondo vinta dall'Argentina, sono cose sublimi e praticamente irripetibili, e dall'altro poi anche purtroppo la miseria umana, le cattive compagnie, il non sapersi sottrarre a vizi e a cattive abitudini. Napoli senza Maradona sembra quasi impossibile pensarlo. Ma guarda, è una città sotto shock. Immediatamente la notizia ha fatto il giro ovviamente della città e sembra essere quasi piombata una cappa di lutto cittadino prima ancora che sia proclamato. Questo dà il senso, voglio dire, della profonda identità che c'era tra Diego Armando Maradona ed il suo popolo, perché forse soltanto a Napoli poteva manifestarsi la grandezza di Maradona, non a Buenos Aires, non a Barcellona, ma a Napoli, che mai prima di Diego Armando Maradona aveva vinto e che chissà quanto dovrà attendere ancora per tornare alla vittoria e sul tetto dell'Italia e del mondo. Da questo punto di vista, ovviamente, la notizia è giunta dolorosissima anche del ritiro del Napoli. La formazione di Rino Gattuso, voi sapete, è impegnata nella preparazione della sfida contro il Rijeka, e certamente anche il presidente De Laurentiis con molto dolore ha accolto questa tragica circostanza. Bene, grazie Peppe Iannicelli per questa tua significativa testimonianza rispetto alla storia di Diego Armando Maradona, il suo rapporto soprattutto con la città di Napoli. Per oggi la nostra rubrica si chiude qui, ringrazio per la parte tecnica il nostro Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, arrivederci.